E così tua mamma intonò l'ultimo canto. Il giorno dopo al cimitero sembrava che la sua anima, prima di andare lontano, avesse devastato tutto per mandarci un messaggio che non coglimmo. Santa Lucia, lontano da te non si può stare. Si gira il mondo intero, si va a cercare fortuna, ma quando spunta la luna, lontano da Napoli non si può stare. Come dicono in Francia? Come si chiamano i barboni in Francia? Lo char, sì. Io quello sono, fondamentalmente, dentro. Poi fuori. Un pensiero che risuona. Tanto magica, tanto forte, io posso sentirlo. Mi ha guardato fissa negli occhi e ha capito un mondo dietro. Mi ha fatto ridere intanto e secondo è stato abbastanza ammagliante anche il suo sguardo. Abbiamo tutti bisogno di una coccola e questa è stata una signora coccola, grazie. Ormai si sta perdendo nel mondo un po' la bellezza di quello che erano le vecchie arti, la giocoleria, la poesia soprattutto, che è bella, è impalpabile e sta veramente sparendo, viene vista quasi come una futilità oggigiorno. Osservando le nuvole ho affinato la vista. Vorrei metterle dappertutto, berle anche nel bicchiere, a pranzo, a cena, nuvole. Ce l'hai impazzire a pensare che tu sei stata una persona, ti sei amato così tanto, hai fatto tante cose insieme. E poi dopo si diventa così, distanti. Quella è la cosa che poi viene meno, che poi ti manca. Ti manca la condivisione, perché la condivisione è una delle parole più belle.
se c'è una parola che mi piace, diciamo, qual è la parola che ti piace più di tutte? Non è, ma perché la parola, la condivisione, come l'attenzione, attenzione, condivisione e amore, sono tre parole che hanno lo stesso significato e significano tutte e tre amore. Nel cerchio di questa città addormentata mi sono placato come a dover concludere qui. E per cortesia agli astri che fertilizzano l'impotenza inculcando il tu puoi che sono ancora sveglio. E niente, con l'alba, diventa più assurdo di me. Thank you.
Facciamo così allora, io ve ne do una, non due, perché è meglio, dai, una soltanto, concentriamoci su una, però una più lunga. Quella della spiaggia, ecco qui, do questa a te, è lunga, e va bene per te. La serratura sgangherata di uno scantinato. No, questa diamo la Arianna, dai. Cinque impostazioni, c'è Arianna, c'è Federica, c'è Elena, Paola che non è ancora arrivata, e ci sei tu. Sì. Come ti chiami? Clara. Gli attori li voglio seduti. Ci voglio tutti quanti sedere il pubblico in piedi. Tu lo so che non ti vuoi sedere perché hai un bellissimo vestito. No, io non voglio sedere. Però tu stai in piedi, poi che fai? Ti siedi un attimo e poi che fai? Quelli stanno aspettando che tu declami. Tu invece di declamare, che fai? Ti alzi di nuovo. Okay. Poi che fai? Ti siedi di nuovo. Quelli aspettano sempre che tu declami. Tu che fai? Ti alzi di nuovo. Carino questo. Potrebbe essere questa la tua performance, non la leggi la poesia. Io volevo leggere quella del poeta, invece non so. La vuoi leggere allora? Maria! Io Maria, posso fare tipo? Vieni qua. Su quello puoi vedere Maria, tu vedi? Se tu impari quella a memoria, poi su quella sedia Maria può. E tu potresti. Invece Clara potrebbe avere la terza postazione, perché Clara è quella con la culele. Uh-huh. È più, insomma, più una cosa. È forte Clara, capito? Cioè, anche vedi come si presenta, cioè proprio. Cioè, questa è straniera, cioè, proprio, si vede, no? Sì, sì, questo... sì. Ma ci volevano dei fari, ci volevano delle luci, delle lampade, non, nemmeno con i lumi secondo il suo piatto, capito? Ci vogliono delle cose con le pile. Clara cosa fa? Clara canta una poesia, la canta. Però tu non lo dici, no. È sorpresa. È sorpresa. Però il nome della poesia? Cosa canta il pesciolino? Cosa canta il pesciolino? Cosa canta il pesciolino? Non credo che tu puoi fare così, tu puoi fare tutto quello che vuoi, tu puoi sperimentare, tu devi uscire pazza, hai capito? Ah, perfetto! Perché se tu devi proprio uscire pazza, perché qua qualcuno deve uscire pazza, se no quel caso. Allora sono facendo. Io! Tu devi uscire completamente pazza, cioè, capito? Cerca di proprio di fare cose che ti, a un certo punto ti butti giù, ti suicidi. No, io ci sono io, la leggo questa se no alla fine. Tu leggi come? Maria! Madonna, ma che distrazione! Oh, però tutto improvvisato, voi non avete tempo di provare. No, ma secondo me, scusami, è molto meglio se lei, questa Vita Bighellona è molto più forte. È molto più facile che lei si riesca a ballare sulle sue parole di Vita Bighellona. Se lei la fa, capisce? Se lei la fa forte. Sulla pazzia, è più facile. Vabbè, tutto questo. No, siccome tu sei una più morbida, sei una più malleabile, sei un cuscino. Tu sei un materasso, cioè tu non sei una creatura umana. Sull'introduzione dobbiamo fare il preludio questa serata. Arianna! Questi di Silvi. Eccomi. Arianna, allora tu devi fare l'introduzione a questa serata. Tu devi dire che è in embrione, è un esperimento. Stiamo inaugurando il palazzo della poesia, a Napoli, il palazzo. Palazzo Tarsia, scrivilo. Questo palazzo da ogni anno in questa data diventerà, si trasformerà, arriverà la poesia, non si sa come. Siamo pronti per iniziare. Lo sguardo a me, che nessuno avrebbe potuto dirottare altrove, seduta al tavolo di cucina, mi aspettavi, perché ogni azione era compito di quell'attesa. Tu contemplavi il mio palpito, da portare nel tuo respiro, affinché nel cosmo io adoperassi la mitezza. Nulla vale quanto quella veglia, che sapeva identificare le orme oltre il mio passo. Tu le setacciavi per vederne il cammino ingarbugliato, quel continuo slittare che non mi dava tregua, e dicevi Amen, senza insegnare quel che sapevi, ma l'origine della tua natura. Allora cantavi, fissando una prua a nord di nessun dove, a sud di ogni possibilità. Finalmente risorta da ogni ferita,
e immersa in un incanto a me sconosciuto, puoi inaugurare la chiarezza di un cammino senza errori. La tua scomparsa sarà farfalla, scura o lucente, non lo saprò. Non saprò dove finiranno i tuoi prossimi binari. La tua è stata una razza potente, capace di accettare direzioni contrarie, riuscendo a trarne gocce di splendore. Rivedo il tuo sorriso in un mezzogiorno d'estate, quando gli occhi puntano il sole e non possono aprirsi. Lo rivedo di fronte a ogni sfida e lascio che la memoria traffichi con i ricordi. Allora ricominciano i pesci, tutto come prima, di tutte le specie, solo troppe spine. E con i pesci le rose, gli steli delle rose, svariate rose dal profumo assordante, e ancora troppe, troppe spine.